la decisione di non prendere il treno è stata mia. Io rimproverò a Pochista, dice Pasquale, che ha scelto la macchina, però vale per la prossima volta. Grazie per essere qui, grazie per l'accoglienza, grazie per il bellissimo dibattito che c'è stato. Devo dire, tutti gli interventi, non cito tutti i nomi, ma tutti gli interventi che denotano non soltanto una grande voglia di dare la propria analisi, la propria terapia alla crisi che investe il PD e la politica italiana, ma anche una grande voglia di essere protagonisti di una fase nuova. Mi complimento con gli amici e compagni di Forza della Vittoria, con il sindaco fra 20 minuti, e quindi lo farò anche direttamente, perché in attesa lo faccio attraverso Ernesto. Vedete, io mi sono molto interrogato, come credo ognuno di voi, all'indomani del 25 febbraio scorso, sul perché il Partito Democratico abbia avuto questa profonda sconfitta, perché dobbiamo essere onesti, noi partiamo. E ogni analisi giustificatoria e autoassolutoria della sconfitta è davvero superficiale e imbarazzata. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale nella quale veleggiavamo verso la vittoria e ci siamo addormentati con Bersani Premier e ci siamo svegliati con il governo. La domanda che mi sono fatto è stata più profonda. Abbiamo sbagliato a fare il PD o non abbiamo sbagliato a fare il PD, ma abbiamo sbagliato a realizzare questa idea nella pratica? Cioè, era sbagliata l'idea o è stata sbagliata la traduzione dell'idea? E la mia conclusione, che ovviamente è la mia, ma non è la verità, perché non sono possesso di verità, ma sono di un'opinione. La mia conclusione è che l'intuizione era giusta, perché era giusto, qualcuno di voi ha detto che è stata la più grande innovazione politica degli ultimi decenni, era giusto mettere insieme le grandi culture riformiste italiane, da quella cattolica, quella laica, quella ambientalista, a quella socialista, ma è stato profondamente sbagliato il modo in cui questa idea si è andata realizzata. Ed è stata sbagliata, sempre dal mio punto di vista, su quattro grandi punti. Il primo punto è stato l'Europa. Non banalizziamo. L'Europa non soltanto perché il Partito Democratico non ha mai scelto in quale campo collocarsi in Europa. Siamo stati costretti a fare una specie di stratagemma tecnico, un po' anche triste. Cioè io e gli altri deputati europei del Partito Democratico abbiamo dovuto fare una specie di macchiaggio al gruppo parlamentare che non si chiama più il gruppo del PSE, ma si chiama gruppo dei socialisti e democratici, e in questo abbiamo voluto dire non siamo stati annessi alla famiglia socialista, ma abbiamo partecipato, in parte anche noi, ma era un espediente tecnico.